Paolo Caridi, un po' per necessità, un po' perché è una cosa comunque bella quella che credo stiamo facendo, Letterando in Fest diventa un appuntamento anche televisivo con una denominazione un po' diversa, Letterando in TV. La pandemia non è ancora finita, che quello che è successo in questi mesi ci ha confermato che questo tempo è un tempo più lungo di quanto avessimo immaginato, che c'è del buono in quello che sta succedendo, e cioè la realtà virtuale ci sta aiutando, laddove invece la realtà, quella fisica, ci consente poca libertà di manovra. E quindi l'idea di intervistare autrici e autori attraverso un mezzo come la realtà virtuale e come la televisione, che sono due mezzi diversi, ci consente per esempio di ampliare il pubblico, ci consente di rompere quei confini o quei confinamenti dovuti alla necessità di fronteggiare una pandemia, per esempio, un ostacolo come quello che stiamo vivendo e che ci rinchiude. Cominciamo con una tua intervista a Irene Chias, parlerete del suo libro edito da Laurana dal titolo Fiore d'agave, fiore di scimmia, ma non sarai sempre tu a fare le interviste. No, 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 no. Comincio io, ma non sarò sempre io a fare le interviste. Scopriremo nel corso dei giorni e delle settimane che non solo esistono autori e autrici interessanti, e questo già lo sapevamo, ma che esistono anche intervistatori e intervistatrici interessanti. Io do il là, per così dire, ma non è un one woman show, insomma, è cosa che non è nelle mie corde e non mi piace, peraltro. La cosa più importante è che questo ci permette di raggiungere persone, anche approfitteremo un po' delle tue conoscenze, ovviamente, che magari anche se non ci fosse stata la pandemia sarebbe stato un po' complicato poterle avere qui. Possiamo metterla così, questo, No, mettiamola così, alcune no? persone, noi le abbiamo, alcune scrittori e scrittrici le abbiamo avute di livello nazionale e anche internazionale le abbiamo avuti. Le avuti nel corso dell'anno e non solo nelle due edizioni che sto guidando io. È vero che la realtà virtuale, ma non solo per Sciacca, facciamo anche dei nomi grossi come il Salone del Libro di cui sono consulente. Questa realtà virtuale ci consente di far partecipare al dialogo, alla discussione, persone che altrimenti non avremmo potuto avere qui dove? Qui nella televisione di Sciacca, qui a Sciacca.